Allora ragazzi, io sono entrato in comunità nel 2011 e ne sono uscito nel 2013 e nel 2016 ho scritto questo libro. Adesso sono passati 11 anni, comunque ho chiuso con le sostanze. Sono comunque d'idea liberale, nel senso che contro le droghe pesanti c'è un no secco. Poi per quanto riguarda la liberazione della cannabis c'è un mondo dietro e non ci soffermiamo su questo. Comunque mi voglio soffermare su questa, questo è diciamo un libro, ma è un muscoletto che si legge veramente. Google ci mette 45 minuti per leggerlo, esce pure, dovrebbe uscire pure in formato in audio per i non vedenti. E praticamente in questi 17 capitoli sono racchiusi 17 anni di tossicodipendenza. Io mi sono cominciato a bucare all'età di, cioè avevo 16 anni, mi sono iscritto al CERT a 17 ed entravo sempre alla seconda ora a Luigi Amabile, qua ho frequentato Luigi Amabile, sono di Contrada, scusate mi presento, mi chiamo Sarno Lorenzo, mi potete trovare pure su TikTok, Sarno Lorenzo 938 TikTok. E niente, parla più che altro di un libro educativo sulla mia pelle, quello che si passa e che ho buttato 20 anni della mia vita e che si poteva fare qualcos'altro. E niente, sono un po' emozionato e non mi viene, mi mancano le parole. Questo per dirvi che oggi purtroppo il mondo è cambiato. Questo è un libro, si può dire che è epoca, perché io mi facevo dire eroina, mi è rimasto soltanto il buco. Dopo 17 anni sto ancora qua a parlarne e oggi vorrei dire ragazzi che la droga è cambiata, non avete 20 anni di tempo. Se vi fate un anno di questa droga medicina che gira per le strade adesso, vi possono aprire un bello secchio della mondezza e vi ci mettono dentro, ragazzi, non vi recuperate più questa droga, non lo fate, perché non ci avete tutto questo tempo, veramente vi spacca il cervello. Non lo so che sta girando in giro, ma fa gira veramente della schifezza. Io sto qua a parlarne dopo 17 anni e mi bucavo tutti i giorni alle vele di Secondigliano. Quando hanno buttato a terra le vele di Secondigliano hanno fatto un grande errore, adesso le vele non ci stanno più, quindi automaticamente è come se è diventato il mondo intero una piazza di spaccio, ogni angolo è diventato e quindi è un disastro completo, è un disastro umanitario. Seguitemi su TikTok e ogni tanto pubblico qualcosa. E perciò sono qua per dire la mia testimonianza, che come ce l'ha fatto lui, pure gli altri ragazzi ce la possono fare. E sono orgogliosi di mio figlio. Tanto, ho sofferto perché, a parte che ho sofferto, io abitavo in un paese, non ero neanche a conoscenza di queste cose, quando uno è ignorante in materia, ma non lo so dire. Poi quando l'abbiamo saputo il mondo ci è crollato addosso, perché poi lui è sempre lavorato, l'ha fatto con i soldi suoi, in casa era tranquillo, non ce n'era mai fatto accordi di niente. Quando l'abbiamo saputo troppo tardi, anzi lui ci rimprovera perché dice troppo tardi mamma, il polpo era già cotto. Quindi detto questo vi raccomando ragazzi, fate i bravi, parlate con, soprattutto con i genitori e con le persone che vi possono aiutare.